Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura iniziamo dalla cronaca giudiziaria. Ieri c'è stato l'ultimo interrogatorio della seconda tranche di escussioni in Procura Pescara per quanto riguarda la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. A chiudere questa ondata di interrogatori è stato il sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca, che a termine dell'interrogatorio si è detto sereno e ha dichiarato di aver chiarito tutto con i magistrati. Comunque sentiamo il servizio e andiamo ad ascoltare anche le poche parole che ha detto Mazzocca al termine dell'interrogatorio. Io penso di aver chiarito aspetta, grazie, scusate. È apparso sereno il sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca all'uscita dal Tribunale di Pescara, dove ieri pomeriggio per un paio d'ore è stato ascoltato dai magistrati che si stanno occupando dell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. L'interrogatorio di Mazzocca, indagato assieme ad altre 14 persone, tra cui gli ultimi tre presidenti di regione, ha chiuso la seconda tornata di escussioni della Procura per l'ultimo filone dell'indagine sulla morte delle 29 persone travolte dalla furia della valanga che ha distrutto il resort Vestino. Mazzocca si è presentato in procura con un voluminoso fascicolo sotto braccio in cui ha raccolto tutta la documentazione relativa alla sua attività di assessore alla protezione civile prima e sottosegretario poi. Al procuratore Serpi, al sostituto Papalia, avrebbe raccontato come ha gestito la situazione che ha trovato al suo arrivo in assessorato, anche in relazione alla redazione della carta di localizzazione del pericolo valanghe, chiedendo una precisa relazione ai dirigenti, trovando il supporto finanziario per avviare la stesura della carta e inviando il piano rischio valanghe a 50 comuni. Il tutto sarebbe contenuto all'interno della documentazione portata da Mazzocca assieme al legale Augusto Lamorgia. La Procura di Pescara ora dovrà tirare le somme degli interrogatori svolti tra dicembre dello scorso anno e il giugno di quest'anno. Probabilmente a fine estate, dunque entro settembre, dovrebbero arrivare gli avvisi di conclusione delle indagini con le relative richieste di rinvio a giudizio. Complessivamente sono 39 gli indagati per la tragedia del 18 gennaio 2017. Tra i quali figurano, oltre ai presidenti di regione citati in precedenza, anche l'allora prefetto di Pescara Francesco Provolo, il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. I reati ipotizzati dal procuratore capo di Pescara Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia vanno, a vario titolo, dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico, fino alla rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Andiamo avanti con la cronaca. Un 66enne è morto questa mattina in spiaggia a San Vito Chietino dopo aver avuto un malore. Il fatto è avvenuto attorno alle 11 nelle vicinanze dello stabilimento balneare Aldebaran. Il 66enne era privo di documenti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Inutile anche il preallarme dell'elisoccorso che sarebbe dovuto partire da Pescara. L'uomo è stato rinvenuto privo di coscienza da alcuni bagnanti non lontano dalla riva. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria e torniamo ad occuparci adesso del caso Mense a Pescara. Sulla questione ieri il sindaco Marco Alessandrini è stato ascoltato in procura come persona informata sui fatti. Intanto l'amministrazione comunale è pronta alla revoca dei contratti con l'ATI che gestisce il servizio mense per inadempienza contrattuale. Sentiamo Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, ieri lei è stato ascoltato in procura come persona informata dei fatti sulla vicenda delle mense scolastiche. Ci sono anche altre novità perché voi potrete procedere probabilmente con la risoluzione contrattuale con le aziende per inadempienza delle stesse, così? Beh, premesso che io mi sono spontaneamente recato in procura a rendere sommarie informazioni testimoniali rispetto alla vicenda delle mense, che come è noto ha generato un sequestro penale e una conseguente apertura di attenzione, e ci sono andato naturalmente perché avevamo sin dall'inizio di questa vicenda, in cui, lo ripeto, noi ci sentiamo parte lesa, avevamo avuto contatti, aggiornamenti con la Procura della Repubblica. Ho cristallizzato lo stato dell'arte rispetto a quello che è accaduto in questo comune, rispetto alla volontà anch'essa già espressa, quella per cui noi dobbiamo garantire che il prossimo anno vi sia un nuovo soggetto gestore del servizio di refezione scolastica. Ci accingiamo infatti
a risolvere negozialmente una risoluzione per inadempimento il rapporto con la ditta esistente, cioè alla luce di una serie di documenti e una serie di analisi che ci sono state comunicate in questi giorni, noi riteniamo con ritardo e il cui contenuto mostra anche, diciamo, una carenza di controlli rispetto a una criticità verificatasi nell'aprile scorso. Questo fermo restando naturalmente l'accertamento giudiziario, eccetera, ma noi a livello civilistico intendiamo appunto cessare rapporti con la ditta che fino a ieri è stata appunto responsabile del servizio mensa a Pescara, immaginando che ci possano essere soluzioni che vadano incontro a questa voglia un po' di tranquillità, di chiarimento, di chiarezza che è emersa con tanta forza rispetto al mondo della scuola, dei genitori che naturalmente sono rimasti con noi decisamente così colpiti da un'intossicazione di queste dimensioni. Grave incidente stradale a Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo sulla strada provinciale numero 2 che collega Sant'Egidio ad Ancarano. Nella tarda serata di ieri, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Giulianova, una Renault Clio con tre ragazzi a bordo è uscita di strada schiantandosi contro il muro di recinzione di un'abitazione. I tre hanno riportato gravi traumi, la più grave una ragazza di 18 anni che viaggiava sul sedile del passeggero, a cui sono state praticate manovre di rianimazione sul posto prima del trasporto in ospedale a Pescara. Gli altri due ragazzi, l'autista di 19 anni e l'altra passeggera di 18, sono stati invece ricoverati all'ospedale di Sant'Omero. I vigili del fuoco di Nereto hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone infortunate e successivamente provveduto a mettere in sicurezza l'auto alimentata a metano per eliminare ogni potenziale fonte di pericolo. Andiamo avanti ancora con un'altra notizia che riguarda invece Pescara. Una donna di 69 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita accidentalmente, come emerso da una prima ricostruzione dei fatti, dal marito mentre stava facendo una manovra con la sua auto a Moscufo. Siamo in provincia di Pescara, soccorsa dai sanitari del 118. La donna è stata trasferita in ambulanza al nosocomio adriatico con un trauma cranico. Proseguiamo adesso con il nostro giornale. La politica ci porta a Silvi, dove il sindaco Andrea Scordella ha varato la sua giunta. Andiamo a vedere. Nella nuova giunta di Silvi, varata dal sindaco Andrea Scordella, non ci sono sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia, con la Lega, partito di riferimento del sindaco, a fare la parte del leone con gli assessorati strategici ai lavori pubblici e all'urbanistica e con Fabrizio Vallescura, di Idea, nel ruolo di vice sindaco e delegato alle politiche sociali e al personale. In totale sono 5, 3 uomini e 2 donne, gli assessori della squadra di governo del primo cittadino di Silvi, che ieri mattina ha ufficializzato deleghe e incarichi. Pamela Giancola, come detto, seguirà i lavori pubblici e la viabilità e il suo collega di partito Giampaolo Lella l'urbanistica e gli affari legali e la trasparenza. A Forza Italia sono andati 2 assessorati pesanti, con Alessandro Valeriani, assessore al bilancio, al commercio e alle politiche comunitarie ed europee, e Giuseppina Di Giovanni, delegata al turismo, alla cultura e all'istruzione. A Fratelli d'Italia, infine, è spettata la carica di presidente del Consiglio Comunale, affidata ad Antonio Gambacorta. Mentre restano nelle mani del sindaco Scordella le attribuzioni relative alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, alla sicurezza, allo sport, all'ambiente e alle manutenzioni, tema quest'ultimo su cui si è ampiamente speso nel corso della campagna elettorale. Abbiamo formato una squadra solida e competente per il futuro della città di Silvi, che unisce esperienze provenienti nella scorsa legislatura e facce nuove, ha commentato il primo cittadino, che a breve attende anche l'arrivo del leader della Lega, vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, che, come ha svelato in anteprima negli studi di TV6 la sera delle elezioni, vuole mantenere la promessa fatta a Modifioretto per la vittoria del primo sindaco leghista d'Abruzzo, arrivando a Silvi il prossimo 16 di luglio, salvo ovviamente imprevisti istituzionali dell'ultima ora. L'appuntamento con Salvini è alle 21 in Piazza Marconi a Silvi Marina.
Cambiamo argomento e ci occupiamo della Honeywell. Un nuovo incontro sull'avvertenza si terrà a settembre nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto resta da vedere quale sarà la soluzione che verrà adottata per una cinquantina di lavoratori che stanno transando la loro situazione. Intanto delle cinque aziende che avevano visitato il sito industriale di Atessa, solo due hanno confermato l'interesse per il polo produttivo. Sentiamo. Nicola Manzi, ci sono prospettive per il futuro della Honeywell? Ci sono delle aziende interessate? Si parla di reindustrializzazione e anche e soprattutto di un incontro che potrebbe esserci al Ministero nelle prossime settimane, così? Indiscrezioni dicono che sono due le aziende che hanno presentato un piano industriale di ripresa delle attività all'interno dell'ex stabilimento Honeywell. Per quanto riguarda l'incontro al MISE, l'azienda ha detto di essere disponibile nel mese di settembre. Sempre da fonti nostre interne pare che Di Maio abbia invece chiesto di anticipare la data, perché un termine così lungo non sta bene né a noi e neanche al Ministero. Reindustrializzazione, qual è la situazione? Ma la reindustrializzazione è sempre un punto interrogativo, l'aspettiamo, la dobbiamo toccare con mano e soprattutto cominciare a scrivere nero su bianco quali sarebbero i progetti, chi sono questi imprenditori e fare un incontro specifico da farsi. Infine c'è una situazione particolare per una cinquantina di lavoratori della Honeywell che stanno trattando la loro uscita dall'azienda. Ma qui non c'è trattativa, qui ci sono 338 licenziamenti effettuati complessivamente all'8 di giugno, per cui il rapporto con la Honeywell di fatto è staccato. Ci sono 53 lavoratori ancora che dovranno, se vorranno, aderire alla procedura prevista dall'accordo sindacale, che prevede una transazione in sede sindacale a livello individuale. Seppur tardiva, la Honeywell ha aperto, io dico, un fronte pericolosissimo, che è quello delle delocalizzazioni. Di Maio ha varato insieme al governo questa legge contro le delocalizzazioni e per penalizzare gli imprenditori che attingono fondi pubblici e scappano. Questo è successo alla Honeywell e speriamo che adesso ci sia un deterrente, e salutiamo con piacere che questo governo abbia preso un'iniziativa così importante. Cambiamo argomento e ci spostiamo all'Aquila. Il viaggio in Russia del sindaco Biondi diventa terreno di scontro politico. Lui risponde in aula, ma l'opposizione vuole vederci chiaro e invia tutto alla Commissione Garanzia e Controllo. Sentiamo Daniela Rosone. Il viaggio in Russia del sindaco Biondi diventa un caso di scontro politico. La versione del sindaco sul viaggio istituzionale compiuto a Mosca lo scorso marzo assieme a suoi stretti collaboratori non ha convinto l'opposizione e se ne è parlato anche in consiglio comunale, dove il sindaco Biondi ha risposto in aula a un'interrogazione che è stata firmata anche dai consiglieri Stefano Albano, Stefano Palumbo, Americo Di Benedetto e Paolo Romano del Passo Possibile. Secondo la minoranza, però, nelle risposte di Biondi ci sono troppe lacune, tant'è che Paolo Romano del Passo Possibile ha chiesto di portare la vicenda in quinta commissione, che è quella di garanzia e controllo. Il primo cittadino ha spiegato che la missione di Mosca è stata la conseguenza degli ottimi rapporti che intercorrono tra l'Aquila e il governo federale russo, che dopo il terremoto ha contribuito al restauro di Palazzo Ardinghelli e della chiesa di San Gregorio Magno con due donazioni. Biondi ha detto di essere stato invitato da Sergei Kermin, ministro al Dipartimento degli Affari Esteri e Relazioni Internazionali del governo di Mosca, e di aver sottoscritto un importante accordo istituzionale, i cui contenuti sono stati illustrati in una delibera approvata dalla Giunta lo scorso 21 giugno. L'accordo che, ha dichiarato sempre Biondi, è una delle tante partnership sottoscritte dalla capitale russa con altre città italiane, riguarda politiche di smart city, turismo, sicurezza e innovazione. Quanto alle spese, Biondi ha anche detto che il viaggio non è stato pagato dal comune, ma non ha detto neanche di averlo pagato di tasca propria, secondo l'opposizione. Le uniche spese, ha detto Biondi, sono state quelle sostenute per l'acquisto di doni acquistati per le autorità incontrate, 300 euro. L'opposizione però vuole vederci chiaro e Paolo Romano ha replicato che il suo discorso è stato troppo generico e quindi ha rimandato la questione in commissione garanzia. Torniamo a Pescara, al via il completamento dei due stabili comunali di via Tronto, lo ha annunciato ai nostri microfoni il vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli, disponibili 64 appartamenti, sentiamo.
Vice Sindaco Blasioli, ci sono buone notizie per quanto riguarda i due stabili di Via Tronto, perché tra poco riprenderanno i lavori. Sì, ci siamo veramente, diciamo, abbiamo avuto un piccolo intoppo che ci ha fatto perdere 2 settimane di tempo dovuto al fatto che la ditta che ha precedentemente realizzato questi lavori ha fatto ricorso alla Corte d'Appello di L'Aquila. Nel corso del giudizio è stato nominato un CTU, questo CTU adesso deve verificare e lo farà tra il 5 e il 6 di luglio, quindi veramente tra venerdì e sabato, lo stato dell'immobile per alcune caratteristiche che deve riportare poi in corso di causa. Per farlo naturalmente noi dobbiamo togliere un po' d'acqua che c'è nel seminterrato, lo faremo proprio in questi giorni, subito dopo verrà data naturalmente l'autorizzazione a far ripartire i lavori, se ne occuperà il consorzio Artec di Roma che ha vinto la gara, è un lavoro che consentirà di completare 64 appartamenti nel complesso di Via Tronto, ex contratto di quartiere, una delle incompiute storiche della città di Pescara, 270 giorni di lavoro che daranno 64 appartamenti, sul cui privilegio, diciamo, incideranno molto le famiglie sfollate nel tragico episodio di Via Lago di Borgiano. Da qualche giorno Attiva utilizza a Pescara dei particolari e moderni aspiratori in grado di pulire anche aiuole e spazi verdi da rifiuti e cicche, oltre che da deiezioni canine. Sentiamo. Da qualche settimana a Pescara Attiva sta utilizzando dei particolari aspiratori per rifinire alcune zone, soprattutto del centro cittadino, ma non solo, pulire da determinati rifiuti. Sì, certo, noi abbiamo acquistato un paio di settimane fa 2 di questi aspiratori che sono dedicati e debbono essere dedicati alla pulizia, diciamo, dei marciapiedi, delle aiuole, alla raccolta delle cicche, alla raccolta delle bottiglie di plastica, delle cartacce, quindi vengono utilizzati per migliorare il decoro non solo delle zone di pregio della città, ma saranno utilizzate sulla riviera, saranno utilizzate anche in particolari zone dove necessitano un intervento che noi definiamo di rifinitura nella pulizia. La particolarità è che questi aspiratori possono aspirare anche sull'erba, sulle aiuole? Assolutamente sì. Possono aspirare sull'erba, sulle aiuole, possono aspirare sulla strada, sul marciapiede, hanno un congegno che consente di aspirare anche in angoli particolarmente difficili da raggiungere, quindi sono delle 2 strutture, 2 attrezzature veramente molto funzionali appunto per la pulizia, diciamo, più raffinata, ecco, più indirizzata che non la pulizia che fa Attiva normalmente con il servizio di spazzamento automatico, meccanizzato. Ci spostiamo a Teramo, migliaia di fedeli hanno seguito per le vie cittadine la statua della Madonna delle Grazie portata eccezionalmente in processione dopo 30 anni. Il nuovo sindaco Gianguido D'Alberto ha donato alla Vergine le chiavi della città e il vescovo Leuzzi ha officiato una celebrazione solenne in cattedrale. Sentiamo il racconto di Tania Bonici Castelli. Migliaia di teramani si sono ritrovati in processione dietro la statua della Madonna delle Grazie nel giorno in cui viene celebrata la patrona della città. La bellissima scultura lignea raffigurante la Madonna col bambino, fresca di restauro, ha sfilato per le vie del centro storico eccezionalmente dopo 30 anni preceduta dalla banda. In ossequio alla tradizione, all'ingresso di Teramo, a Porta Reale, il sindaco Gianguido D'Alberto ha offerto alla Vergine il cero e la chiave simbolica della città, per poi procedere verso la cattedrale dove il vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi ha incoronato di nuovo la statua della Madonna, rivivendo così l'evento del 1933. La statua, posta entro la nicchia marmorea dell'altare maggiore del santuario, è da secoli al centro della devozione dei teramani. La comunità francescana ha recentemente deciso di sottoporre la scultura al monitoraggio dello stato di conservazione e al risanamento delle alterazioni derivate dal tempo. Al termine della celebrazione in cattedrale, la Vergine ha fatto rientro nella chiesa di Porta Madonna ed è iniziata la nota festa del 2 luglio, con giostre, bancarelle, fuochi di artificio finali. Un'iniziativa che viene portata avanti, con sempre maggiore difficoltà, dall'Associazione Culturale Teramo Nostra.
Quest'anno purtroppo abbiamo avuto tante difficoltà per questioni burocratiche, le abbiamo superate, però comincia a diventare troppo difficile perché i burocrati non possono bloccare l'economia anche di una città, perché questa è una festa religiosa ma dà anche tanto lavoro a tante famiglie. Questo è inaccettabile dai burocrati che hanno lo stipendio garantito bloccare la città. La narrazione popolare attribuisce alla statua della Madonna delle Grazie tanti eventi miracolosi avvenuti all'indomani della sua realizzazione. Il carro sul quale viaggiava, per esempio, cadde in un dirupo e un intervento divino mise in salvo la statua, persone e animali che la trasportavano. Alla Madonna delle Grazie è anche attribuito il salvataggio di Teramo dall'assedio degli Acquaviva nel 1521. Restiamo sempre in provincia di Teramo, passiamo agli eventi. Dal 9 al 15 di luglio torna a Campovalano di Campli la 18ª Sagra del Tartufo, un evento enogastronomico di qualità che richiama ogni anno centinaia di turisti e visitatori. Per l'occasione resterà aperta anche la necropoli. 18ª edizione della Sagra del Tartufo a Campovalano di Campli dal 9 al 15 luglio, organizzata dall'associazione Campovalano Viva e che per l'occasione annuncia anche l'apertura straordinaria della necropoli. L'iniziativa camplese continua ad attirare ogni anno un numero considerevole di turisti e visitatori che, oltre a gustare le prelibatezze locali condite con il tartufo, possono godersi i mercatini e le esposizioni dei più grandi tuberi trovati in questa stagione. Il sito per accogliere gli avventori è stato ristrutturato e ampliato di circa 3.000 metri, quindi abbiamo una superficie di circa 6.000 metri quadri con posti a sedere coperti di quasi 1.000 posti. Una struttura funzionale che darà sicuramente soddisfazione a tutti coloro che parteciperanno. Quest'anno abbiamo due piatti nuovissimi, inediti. Uno è la burrata tartufata accompagnata con della mortadella al tartufo, realizzata apposta per noi. E invece l'altro piatto è la mazzarella tartufata, cosa che per il teramano è veramente unica come ricetta da poter portare avanti. E noi ci impegniamo in questo perché comunque ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di nuovo e questo prodotto speriamo che sia apprezzato e che possa farsi spazio tra i big dei piatti che abbiamo alla Sagra. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo chiaramente dalla Serie B e dal Pescara. Tempo di calciomercato in casa biancazzurra che, dopo aver messo a segno i primi tre colpi, adesso sembra essere stato sorpassato dal Carpi nella corsa all'esterno d'attacco del Napoli, Gennaro Tutino. La punta presto potrebbe infatti firmare il contratto che lo legherà ai biancorossi. Nel frattempo il Delfino sta definendo col Genoa una maxi operazione. Ieri ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. In attesa di vedere come andrà sul terreno di gioco in campionato, per il momento il Carpi pare avere la meglio sul Pescara in fase di mercato. Perché uno degli obiettivi della squadra biancazzurra, Gennaro Tutino, sta per vestirsi di biancorosso. L'esterno che ha trascinato con i suoi gol 7 il Cosenza in Serie B, dopo un'assenza lunga 15 anni, sembra essere ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Carpi con l'avallo del Napoli che ne detiene il cartellino. Gli emiliani hanno sbaragliato una nutrita concorrenza, tra cui proprio il Pescara, che ne avrebbe voluto fare uno dei gioielli del prossimo attacco a disposizione di Beppe Pillon. Da giorni il corteggiamento al 22enne partenopeo andava avanti, al Delfino evidentemente è mancato l'affondo decisivo, quello che ha avuto la società biancorossa, che ha sfruttato il canale privilegiato con il direttore sportivo azzurro Giuntoli, ex Carpi. Il Pescara allora si consolerà con il terzino destro, sempre scuola Napoli, Daniele Celiento, mentre dalla Fidelis Andria arriva il centrale Alessandro Celli, cresciuto nel Genoa. Il Carpi però potrebbe fare un ulteriore sgarbo al Delfino, questo perché se il Leeds United, società di Championship, Serie B inglese, insisterà per avere Jerry Mbakogu versando il 1.800.000 euro per assicurarsi il nigeriano e portarlo alla corte del Loco Bielsa, ecco che il Carpi per sostituirlo potrebbe riportare Federico Melchiori al Cabassi.
La punta lascerà il Cagliari, ma la concorrenza è ampia perché alla corsa si è iscritta anche la Cremonese. Anche in questo caso sarebbe un brutto colpo al Delfino, che vorrebbe invece riabbracciare la punta che ha avuto già nella stagione 2015-2016. Domani intanto i dirigenti del Pescara saranno a colloquio con il presidente genoano Preziosi per provare a chiudere la maxi trattativa che dovrebbe riportare Fiamozzi definitivamente in Abruzzo, con Asensio in prestito in biancazzurro, sempre via Grifone, che si assicurerebbe invece Francesco Zampano dopo l'esperienza del mancato riscatto di Udine. Contatti anche con l'Atalanta, che ha già ripreso Valzania e che riporterà Capone in nerazzurro, con la possibilità però per il Pescara di poter avere in cambio Gaetano Monachello, di proprietà degli Orobici, ma che ha già conosciuto l'Abruzzo nella stagione 2014-2015, quando il Monaco lo prestò alla Virtus Lanciano. L'agrigentino ripagò la fiducia con 7 reti in 35 partite. Sulla panchina c'era Roberto D'Aversa e quel Lanciano chiuse all'11° posto in campionato. Adesso potrebbe fare al caso del Pescara. Filippo Falco intanto, dopo la parentesi sfortunata in biancazzurro, raggiunge Pettinari a Lecce per il rilancio. Nel frattempo è stata presentata la campagna abbonamenti 2018-2019, che avrà inizio il 9 luglio alle ore 16, con il diritto di prenotazione riservato ai vecchi abbonati. Il termine della stessa è fissato per le ore 20 del 22 luglio. A seguire, e più precisamente dalle ore 10 del giorno successivo, partirà la vendita libera con la pianta dello stadio adriatico Cornacchia, che sarà quindi totalmente a disposizione anche per chi lo scorso anno non era abbonato alle partite dei biancazzurri. Come già accaduto negli ultimi campionati, la società ha previsto dei listini di prezzo differenti, con due dedicati alle prelazioni, quella per gli abbonati nell'ultima stagione e quelli che l'abbonamento lo hanno sottoscritto almeno nelle ultime due annate. La campagna, denominata Ascolta la tua passione, prevede un ventaglio di soluzioni che va dai 160 euro per le curve nord e sud fino ai 1400 per le poltronissime, 285 per la tribuna adriatica laterale, 340 per quella centrale, 540 per il versante opposto, la tribuna Maiella laterale, 750 per quella centrale. In casa Teramo le prossime ore potrebbero portare la prima ufficialità, quella dell'attaccante Gianmarco Piccioni, ex Sant'Arcangelo, che sta per firmare il suo contratto con il Diavolo. Piccioni siglerà un contratto annuale con la società di Luciano Campitelli. Oltre a lui, il direttore sportivo Sandro Federico avrebbe chiuso la trattativa per portare il centrocampista albanese scuola Torino Federico Zenuni, 21 anni, e che nello scorso campionato ha militato con la maglia della Viterbese. Zenuni con i laziali ha messo insieme 20 presenze tra campionato e playoff e 4 gettoni in Coppa Italia. Può ricoprire vari ruoli all'interno del centrocampo, ma è probabile che Zichella voglia tenerlo in considerazione come alternativa a Stefano Amadio o addirittura come sostituto del più esperto romano. Certamente il fatto che Zenuni provenga dalla cantera del Torino ha facilitato la trattativa, considerando proprio la presenza di Zichella sulla panchina biancorossa. Infine sarebbe addirittura d'arrivo un doppio colpo dalla primavera del Sassuolo: il difensore centrale classe 99 Matteo Piacentini e il coetaneo esterno mancino Riccardo Cappa potrebbero infatti essere due pedine presto a disposizione dell'allenatore. Per quanto riguarda i senatori, si attendono sviluppi, non ci sono stati colloqui tra la dirigenza e gli elementi che la società potrebbe mettere sul mercato. E adesso passiamo al podismo. È stato l'abruzzese Bucci della Tocco Runner ad aggiudicarsi il primo trofeo Casina del Duca, manifestazione di podismo che si è svolta a Pescolanciano in provincia di Isernia. Sentiamo il servizio. In 81 sulla linea di partenza e in 79 hanno tagliato il traguardo finale del primo trofeo Villaggio Casina del Duca Memorial Cavalier Antonio Farina. Un circuito impegnativo e suggestivo allo stesso tempo, la fatica del tracciato ed il fascino del panorama altomolisano che ha permesso agli atleti e tanti curiosi di godere del territorio molisano. È stato l'abruzzese Antonio Bucci, tesserato con Tocco Runner, il più veloce a coprire gli 11,5 km previsti con il tempo di 39
59-51. Sprint finale per assegnare il resto del podio con Maurizio Di Sandro della Freerunners Eternia, che ha conquistato l'argento, ed Anni di Domenico Vendettuoli dell'Atletica Venafro. Il cronometro ha segnato solo 4 secondi di distacco tra i due. Sul fronte femminile l'ordine d'arrivo è stato Yolanda Ferritti della Nuova Atletica Esernia, che ha lasciato alle sue spalle due podiste dell'Atletica Venafro, Anna Bornaschella e Iveta Golova. La gara podistica inserita nel campionato regionale della FIDAL è stata organizzata dalla Running Pentria, che grazie alla collaborazione del villaggio Casina del Duca ha organizzato un circuito cittadino con lo scopo di promuovere il territorio altomolisano. Non solo società locali, ma anche club provenienti da Abruzzo, Toscana, Basso Lazio e Campania. Questa gara ha chiuso gli eventi organizzati dalla società del presidente Nicola Virginello. Adesso i tesserati proseguiranno la stagione con gli altri appuntamenti in Molise e anche fuori regione. E questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda la prima edizione del TG6, che si aggiorna alle ore 19. Prima di salutarci vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Buona giornata e buon proseguimento con i nostri programmi.